Papà Natale! Babbo, babbo! Finalmente dopo tutto questo tempo. Claudio, figliolo mio. Io non ho mai smesso di credere in te. Lo so, lo so. Sei rimasto l'unico. E visto che sono rimasto l'unico, forse me lo merito. Non è che posso già aprire i regali che ti ho scritto nella letterina. T'ho mandato pure una PEC. Guarda, t'ho lasciato pure una tisana con un po' di Voltaren, che la notte è lunga. Ma prima dimmi, sei stato un bravo trentenne? Il migliore. Hai pagato l'F24 in orario? Tutto, manco chiesto la rateizzazione. Molto bene. E dimmi, hai pensato magari a un fondo pensionistico? Certo, già l'ho aperto, sennò quando apriamo la pensione noi? E allora, mio caro figliolo, vado subito con il primo regalo. Ecco qua! Ma questi sono i buoni per l'osteopata! 10 sedute da consumare in un sol mese. Speriamo che mi bastano. Senti, per caso per quella fornitura che t'avevo chiesto? Gaviscon Advance, se non erro. Come ogni anno, una bella scatola da 100, Claudio. Ah? Mamma mia. Magari quest'anno cerca di non finirli tutti subito come al solito. Babbo, fai facile te, però il vinello, il caffè, il peperoncino, il pomodoro... Ho capito, bevi di meno, figliolo mio. Ma vediamo cos'altro ho qui per te. Oh, questo ti piacerà. La cassetta degli attrezzi. Esattamente, come avevi chiesto. Così finalmente potrai prendere tutti gli attrezzi stipati sotto la scrivania che non hai mai utilizzato. E beh, questa sarà l'occasione giusta per utilizzarli, no? Assolutamente no. Continuerai a chiamare gli operai anche per attaccare un poster, ma perlomeno la casa sarà un po' più ordinata. Quanto è vero. Senti, a proposito di cose che vorrei ma che non utilizzerò mai, il libro? Come no? Il libro di cucina macrobiotica, eccolo qui, proprio come avevi chiesto. Continuerò a cucinare sempre come se piovesse la pasta col pesto, ma questo in libreria fa un figurone. Senti, babbo, io lo so che forse sono un po' troppo indiscreto, però quell'altra cosa che ti avevo chiesto... Quale? Quella in fondo in calce alla PEC. Claudio, per quello non posso veramente fare nulla. Mi hai chiesto il posto fisso, ma come faccio? Lo so, babbo, però, che ne so, io quando ho aperto la partita IVA all'inizio ero pure contento, c'avevo la mia attività. Mi sentivo un re su Facebook, ti ricordi? Avevo messo lavora presso se stesso. E poi però cosa mi ha lasciato? Acconti, appuntamenti incomprensibili dal commercialista, F24, fatturazione elettronica, contributi che verso e che non vedrò mai, no? Perché noi la pensione non la vedremo mai, perché quelli della generazione prima se stanno a magnare tutto quanto e col cazzo che ci lasciano qualcosa a noi giovani. E va bene. Mi hai fatto riflettere. È giusto che le generazioni più vecchie come la mia lasciano finalmente il passo a voi giovani. Per cui... Cioè adesso io sarei... Sei il nuovo Babbo Natale, proprio come avevi chiesto. Hai finalmente il posto fisso che tanto desideravi. Adesso io... Io... Come la paga? C'ha un fisso o le provvigioni? C'ho la tredicesima? La quattordicesima? Ferie pagate? C'ho la slitta aziendale? Il fieno per i renne ce l'ho, è compreso? I buoni fieno per i renne li piano in tutti i supermercati? Mario! Stefania! Ma che vi conoscete? Ci conosciamo. Tu mi chiami babbo, io ti chiamo figliolo. Sono lasciati da te famiglia. Fate due calcoli, no? Quindi tu sei... Io sono tuo padre. Oh, 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 oh.